Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il diabete di tipo 2 è una delle emergenze sanitarie dei paesi industrializzati. I numeri sono sempre in aumento, con conseguenze gravissime sulla salute delle persone e sulle spese sanitarie. È per questo motivo che tutte le associazioni di medici spingono fortemente per intervenire prima che il diabete si manifesti, individuando precocemente quei pazienti che sono a rischio di sviluppare la malattia. Ed è proprio questo lo scopo di uno degli esami diagnostici più importanti, la curva da carico orale di glucosio, definita brevemente curva glicemica. In questo video capiamo quando si effettua la curva glicemica, come si effettua, quali sono i valori normali e quali le novità rispetto all'interpretazione dei risultati. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. A te non costa nulla, ma a noi è di grande aiuto. Curva glicemica è il nome di un esame importantissimo utilizzato per valutare la risposta dell'organismo all'ingestione di una soluzione contenente 75 grammi di glucosio. Il suo nome corretto è curva da carico orale di glucosio, l'acronimo in inglese è OGTT. Si chiama curva perché in effetti il risultato che si ottiene è una curva costruita con tre valori di glicemia: a tempo 0 a digiuno, dopo 60 minuti e dopo 120 minuti. Questo tipo di test permette di valutare in che modo il nostro organismo gestisce un carico standard di glucosio. Viene prescritta normalmente in quei pazienti in cui viene rilevata alterata glicemia a digiuno e quindi sono a rischio negli anni successivi di sviluppare il diabete. Questa condizione si verifica in quei pazienti in cui la glicemia a digiuno è compresa tra 100 110 e 125 mg per decilitro. Il limite inferiore è variabile in funzione delle linee guida prese in considerazione, ma come sempre sarà il medico a valutare caso per caso l'opportunità di effettuare questo test, anche in funzione di altri fattori di rischio come l'obesità, le dislipidemie, l'ipertensione o la familiarità. Per valori di glicemia superiori o uguali a 126 invece non si effettua la curva glicemica, si ha già un sospetto di diabete e sarà il medico ad affiancare ulteriori indagini per poi fare la diagnosi. La curva glicemica è prescritta anche in gravidanza. Nelle donne con alterata glicemia a digiuno, obesità o altri fattori di rischio per il diabete viene seguita già tra la sedicesima e la diciottesima settimana di gravidanza. Invece tra la ventiquattresima e la ventottesima settimana viene seguita la curva glicemica in tutte le donne, anche quelle che non hanno fattori di rischio alterata glicemia a digiuno, per permettere di diagnosticare precocemente non il diabete normale, ma il diabete gestazionale. Questa condizione abbastanza frequente si può sviluppare a partire dalla 24ª settimana, epoca in cui la placenta, con la sua produzione di ormoni, inibisce l'azione dell'insulina provocando un aumento della glicemia. Normalmente questo aumento è bilanciato dall'aumento della produzione di insulina da parte del pancreas. Se ciò non avviene, oppure se è già presente una pregressa situazione di insulinoresistenza, si può sviluppare il diabete gestazionale che, se non adeguatamente trattato, può comportare gravi rischi per la salute della mamma e del bambino. Per eseguire la curva glicemica è importante essere a digiuno da almeno 8 ore ed è per questo che questo esame normalmente viene seguito la mattina al risveglio. Nei giorni precedenti all'esame non è necessario seguire un'alimentazione specifica, bisogna mangiare come sempre, senza esagerazioni ma neanche restrizioni. Se si stanno assumendo dei farmaci è importante comunicarlo al medico o al laboratorio. Appena arrivati in laboratorio verrà eseguito un primo prelievo con un test rapido per la glicemia, per valutare se si può proseguire o meno con l'esame. Infatti, se il valore a digiuno è uguale o superiore a 126, il test non può essere eseguito. Dopo il primo prelievo bisogna bere in un tempo non superiore ai 5 minuti una soluzione di 75 mg di glucosio in 300 ml di acqua. Il sapore estremamente dolce può provocare nausea, quindi è importante bere a piccoli sorsi sfruttando tutto il tempo a disposizione. Tutto l'esame dura in totale 2 ore, infatti dopo il primo prelievo e aver bevuto la soluzione bisognerà poi aspettare da seduti senza mangiare né bere. Per passare il tempo senza annoiarsi è consigliabile portare con sé un libro, un tablet o comunque qualcosa che aiuti a distrarsi.
Dopo un'ora e dopo 2 ore verranno eseguiti altri 2 prelievi utilizzando l'ago cannula lasciando in vena e poi si è liberi di andare a casa. La curva glicemica non è un test che ha particolari effetti collaterali se non quelli di un normale prelievo. L'unico effetto degno di nota è la nausea provocata dall'ingestione della glucosata. Molti si preoccupano di come smaltire i 75 g di glucosio ingeriti, ma in realtà non bisogna preoccuparsi. Innanzitutto è un evento straordinario e poi corrispondono a circa la metà dei carboidrati che assumiamo nel corso di una giornata. Magari si può cercare di bilanciare con altri nutrienti ed evitare la classica brioche appena usciti dal laboratorio. Idealmente il valore a digiuno non dovrebbe superare i 100-110, ma chiaramente se è stato eseguito il test è perché da un prelievo precedente questi valori erano superiori. L'importante è che il primo prelievo non superi i 126, in tal caso, come abbiamo detto, il test non può essere eseguito. Per quanto riguarda invece i 2 prelievi successivi, ci sono in corso dei cambiamenti delle linee guida. Le linee guida attualmente approvate ritengono significativo per la diagnosi il valore della glicemia a 2 ore, che viene considerato normale se inferiore a 140-144 mg per decilitro. Se invece è compreso tra 144 e 199 è indicativo di ridotta tolleranza al glucosio, per valori superiori a 200 è diagnostico di diabete. Attualmente però sono in corso diversi studi, valutazioni e proposte di associazioni che ritengono maggiormente significativo il valore ad 1 ora, che viene considerato normale se inferiore a 154. Indicativo di ridotta tolleranza al glucosio se superiore a 154, indicativo di diabete se superiore a 209. Per la curva glicemica in gravidanza effettuata tra la 24esima e la 28esima settimana per diagnosticare il diabete gestazionale, i valori considerati normali sono al tempo 0 inferiore a 92, a tempo 1 ora inferiore a 180, a tempo 2 ore inferiore a 153. Abbiamo visto cos'è e come si esegue la curva glicemica. Ricordo che i nostri video hanno uno scopo divulgativo e quindi di informare le persone su argomenti di salute di interesse pubblico e non lo scopo di formare addetti ai lavori. Inoltre ricordo che, come per ogni esame, anche per la curva glicemica bisogna rispettare le indicazioni e i valori di riferimento del proprio laboratorio e del proprio referto. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di sempre farmacia.it, la tua farmacia sempre con te.